Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, buonasera da Sulmona. Sulmona che è nota in Abruzzo ma anche in Italia per i riti sacri legati alla Settimana Santa. Riti che si sono aperti lunedì scorso con il sorteggio dei portatori e di tutti i componenti delle processioni che caratterizzano la Settimana Santa qui a Sulmona, il sorteggio perché i sagrestani d'onore vengono appunto sorteggiati per portare i simulacri in processione. È chiaro che si tratta di un momento particolarmente sentito dai confratelli della Trinità e dell'altra congregazione che è quella di Santa Maria di Loreto, perché è un onore ovviamente per loro essere protagonisti in prima persona delle sacre rappresentazioni. Poi la settimana prevede ovviamente anche altre iniziative come quella dei sepolcri il giovedì e questa sera noi siamo in diretta per riprendere le fasi di apertura della processione del Cristo morto organizzata dai Trinitari. L'Arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona ha avuto l'onore da più di un secolo di organizzare questa manifestazione ereditata dalla Congrega dei Nobili. Congrega dei Nobili ovviamente che fa risalire la creazione di questa processione a tempo immemore, anche se la Congrega dei Nobili si è costituita con l'arrivo dei Gesuiti a Sulmona alla fine del 600, quindi oltre probabilmente, almeno per quanto concerne sia la Congrega dei Nobili che la Trinità, non possiamo andare. Però la prima menzione storica dei Trinitari è del 1320, perché furono protagonisti insieme alla Congrega dei Penitenti della fondazione del Pio Ente della Casa Santa dell'Annunziata, che a Sulmona in quegli anni edificò uno straordinario palazzo con annessa chiesa e ospedale. In questo momento, come vedete, il vescovo di Sulmona Valva, Michele Fusco, fa la omelia di introduzione al rito della processione del Cristo morto. Della crocifissione che prepara la risurrezione, della morte che si muta in vita. Preghiamo. O Dio che hai redento l'uomo, sangue prezioso del tuo figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce, per celebrare con fede i misteri della passione del tuo figlio, e gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Procediamo in pace. Vedete come i portatori dei cosiddetti lampioni, di queste luminarie che rischiarano la notte e che sono a contorno del tronco. Il tronco è una croce vacua rivestita di velluto cremisi, il rosso particolare che contraddistingue anche il saio dei Trinitari, con tralci di vite in argento. È un'opera del 1750 di un artigiano sulmonese. E queste sono le note della banda che apre la processione. Thank you.
la banda intona la marcia funebre che il maestro Vella compose per la morte del re Umberto. Con diverse intonazioni, poi questa marcia funebre ha preso il nome di Una lacrima sulla tomba di mia madre. Nel frattempo si sta costituendo il cosiddetto quadrato, che è a presidio del tronco della croce vacua. Schierati ci sono sia gli amministratori della congregazione della Circonfraternita della Santissima Trinità, così come le autorità civili e militari. Come da tradizione sfilerà anche il gonfalone della città di Sulmona, città insignita della medaglia d'argento al valor militare. Particolarità della processione di Sulmona è il coro, composto da oltre 120 cantori, divisi in tre ordini vocali, i tenori, i tenori primi, i tenori secondi e i bassi. Quest'anno il miserere, cioè il canto funebre che fu introdotto nel 1514 da Papa Leone X come liturgia per i riti della Settimana Santa, avranno la musica del maestro Federico Barcone. È un miserere tratto ovviamente dai Salmi. Fu scritto nel 1905 in morte del fratello Francesco, che con la moglie perì nel terremoto di Messina. È stato un miserere struggente, è un miserere struggente che fu cantato per la prima volta nel 1913. Curiosità è che le musiche e il coro del miserere, dell'altro versetto, cioè l'amplius, e il terzo versetto del Tibisoli, sono musicati come dicevo, dal maestro Barcone negli anni pari, mentre il coro esibisce e canta il miserere negli anni dispari del maestro Scotti. Quarto brano che viene cantato è quello dell'Ecce Homo, che è stato introdotto per la prima volta nel 1995 ed è del maestro Giovanni Galli. Questo sacro rito di Sulmona si caratterizza anche per il tipico passo dei portatori, dei coristi e di tutti i protagonisti, più di 250 della processione, un passo cadenzato che sembra quasi dare e segnare il tempo come un metronomo per tutti quanti i protagonisti. Nel dialetto di Sulmona questo passo si chiama lo struscio, proprio perché c'è il caratteristico suono determinato dalla suola delle scarpe a contatto con il terreno. Dopo il tronco vedete la croce, anche questa pregevolissima perché in argento, anche questa opera degli orafi sulmonesi. Ricordiamo che Sulmona ha avuto una prestigiosissima scuola orafa che è iniziata nei secoli passati
ed è continuata fino a pochi anni fa, quando con la riforma Gelmini sono stati aboliti i laboratori negli istituti d'arte, trasformati in liceo artistici, e quindi da quel momento non esistono più gli orafi di scuola. E questa ovviamente è una grave perdita soprattutto per l'artigianato artistico. In lontananza si cominciano a sentire le prime note dei musicisti che accompagnano il coro, sono le note del Miserere del maestro Federico Barcone. I cantori ovviamente si rifanno al salmo biblico di Davide: Miserere mei Deus, secundum magnam, misericordiam tuam, abbi pietà di me, o Dio, per la tua grande misericordia. Come vi dicevo, mi piace sottolineare il passo cadenzato dei cantori, il famoso struscio, e i cantori si muovono come un metronomo sulle note della banda musicale. Ovviamente si muovono all'unisono, come un'onda. Il coro è diretto dal maestro Alessandro Sabatini.
mentre il coro si avvia ad entrare nei vicoli del centro storico, in particolare del territorio di competenza della Arciconfraternita della Santissima Trinità, si apprestano ad entrare in processione il Vescovo, gli amministratori della Arciconfraternita, che ovviamente anche loro sono protagonisti di questo sacro rito e precede il Vescovo la bara del Cristo, opera pregevolissima della metà del Settecento, con i quattro angioletti d'argento che rappresentano ovviamente e portano nelle mani i simboli della Passione. Anche questa è opera degli artigiani della città di Sulmona, ripeto, nella scia della straordinaria tradizione dell'arte orafa sulmonese. Come vedete, i portatori si costituiscono in due quadriglie, proprio per darsi il cambio, perché ovviamente girare per ore nella città comporta anche una certa fatica, anche se in qualche modo alleviata dalla gioia di poter essere protagonisti e partecipare a questo straordinario ma luttuoso evento. E poi a seguire la bara, la madre del Cristo, Maria, il cui cuore è trafitto e spaccato da un pugnale, è un simbolo straordinario per descrivere quale può essere il dolore di una madre nella perdita di un figlio, quale che esso sia, anche se questo è il figlio per eccellenza, il Cristo. Questo pugnale ha un valore simbologico straordinario perché veramente ci rende l'idea di un cuore che viene trafitto e di un cuore che sente un dolore profondo, un dolore interminabile. Anche qui le due quadriglie dei portatori. Il simulacro della Madonna è seguita dalle suore e dalle consorelle trinitarie. Chiuderanno la processione, come ripeto, gli amministratori della Arciconfraternita della Trinità, in primis il rettore, il dottor Carrozza, e sono riconoscibili da quello stupendo medaglione in argento che è contornato dal colore rosso che richiama ovviamente quello del saio dei trinitari, insieme alla pettorina bianca e al cordone sempre cremisi. Ecco il convalone della città di Sulmona, seguita dal sindaco con la fascia tricolore, il sindaco Gianfranco Di Piero, il presidente del consiglio comunale Gerosolimo con la fascia con i colori di Sulmona, colori rosso e oro, alla sua destra la senatrice Di Girolamo, autorità civili. E poi, prima della chiusura, dei rappresentanti delle forze di polizia che sono di stanza qui a Sulmona, alcuni membri della giunta comunale. E poi vedete la partecipazione popolare, i tanti sulmonesi che, approfittando anche della serata tiepida, si sono riversati nel centro storico cittadino.
ma anche i tantissimi sulmonesi e i tantissimi turisti che sono tornati qui a Sulmona proprio per i riti della Pasqua, riti che si concluderanno domenica mattina in Piazza Garibaldi con il rito straordinario e unico forse della Madonna che scappa in piazza. Da Sulmona Fabio Valerio Maiorano vi ringrazia per l'attenzione, operatore di ripresa Marco Prosperini, linea alla regia di Rete 8.